Anch'io sono in difficoltà a definirmi antifascista quando me lo chiedono espressamente, perché è una roba da fariseo, come quando mi chiedevano se ero vaccinato o cose di questo tipo, no? Cioè, come dire, gente che arriva col ditino puntato e dice dichiarati antifascista, no? Cioè, come per dire, rinneghi. Ma la mia storia parla per me, cioè io sono un democratico, non capisco come uno che ha come lui, stella polare la democrazia, debba avere una qualsiasi simpatia per un regime dittatoriale. E invece io penso che tanti di quelli che sono lì a chiedere professioni di antifascismo, se fossero stati all'epoca, avrebbero accarezzato la loro tesserina verde del PNF, no? Perché sono di solito tutti conformisti, quelli sdraiati al potere, al mainstream e così di questo tipo, e quindi non credo che sarebbero stati tanto rivoluzionari. Quindi lei sta, diciamo, sottintendendo che Scurati in un'altra epoca sarebbe stato, diciamo, dall'altra parte della barricata politica? Anche avendo letto tutti i suoi libri, peraltro, perché secondo me scrive molto bene, io sono certo che Scurati al tempo del fascismo sarebbe stato un camerata, ma proprio con la tesserina in mano.